Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Signore, non faremo le offerte. Perché io so che se l'avessi fatta adesso tu avresti dato un sacco, dicendo devo migliorare. Ma io non ho fatto questo per fare le offerte, le abbiamo fatte prima. Questo studio perché noi impariamo. Amen. Impariamo anche le primizie. Primo stipendio che hai guadagnato in un nuovo lavoro, offrilo a Dio, alla sua casa, alla sua chiesa, è il primo, Signore. E poi ricordati, se il seme non muore non porta frutto. Quando hai fatto qualsiasi offerta, qualsiasi decima, devi morire il giorno che hai offerto. Non è che poi vieni e dici, sai, quel porterà frutto quando è morto. E in onore al Signore consacrato a Lui. Amen. Sapete perché vi sto dicendo questo? Perché io prego che possiate essere molto prosperi, anche economicamente. All'inizio di quest'anno il Signore ci ha detto di investire, di crescere. Perché io credo che noi avremo bisogno di economia per fare tante cose belle e grandi. Ma io non vorrei mai che l'economia potessero competere con Dio. Mai. E grazie a Dio, anche se noi chiediamo pietra, Lui non ce lo darà. Ma io credo che dobbiamo cambiare questa testa. E sono certa che se davvero noi siamo persone, strumenti di Dio per fare cose grandi, che Lui metterà cose grandi nelle nostre mani perché noi possiamo crescere. Amen. Lo so che in Italia siamo ancora all'inizio, ma Dio lo può fare. Io conosco, avete conosciuto tanti imprenditori che sono persone completamente in Dio, che generano economia per il regno di Dio. Io prego che anche noi possiamo fare così. Amen. Generosi, abbondanti, cuore giusto. Pensa che esempio sarai quando hai economia, le persone ti guardano e vedono una persona generosa, onesta, che non ne frega niente i suoi soldi, non parla solo di soldi ma parla del regno di Dio. Questo è un esempio per questo mondo che vive dietro alle ricchezze. Amen. E uno dice, ah, ma sì, c'è quello del Brasile, quello dell'America. Io voglio vedere questo in Italia, nella tua vita e nella mia vita. Noi stiamo portando il risveglio in Italia. È in Italia che vedremo le famiglie che funzionano. È vero, vediamo le famiglie che funzionano in altre nazioni che hanno predicato di più il Vangelo. Ma cosa dobbiamo fare? Tutta la vita guardare fuori da casa nostra? Io prego che in questa generazione, con le nuove famiglie che stanno venendo fuori, i figli siano obbedienti, educati in Cristo. Questa generazione, che possiamo chiamare voi per dire, guarda la mia famiglia, noi serviamo il Signore. E non dobbiamo aspettare, né che venga uno da fuori per dire, io ho fatto ricchezze per Dio. Ma che siate voi a raccontare questo. Amen. Perché anche questo è risveglio. Un giorno, quando io sono uscita dal Brasile, le chiese erano piccole. Quasi non avevamo persone prospere nelle chiese. Oggi il Brasile, dopo l'America sta scendendo, il cristianesimo, il Brasile sta salendo, c'è un esercito di imprenditori cristiani. Alcuni li abbiamo portati qua, io li porto qua perché voi possiate vedere che è possibile continuare ad essere super credenti e generare economia per Dio. È possibile se noi manteniamo il cuore giusto. E prego che possiate prosperare, per questo io voglio pregare perché possiate prosperare oggi. Ma questa è un'allerta. Dio non ha voglia di competire con i soldi nella tua vita. Dio non ha voglia di competire il suo tempo con il tempo che tu dai alle ricchezze. Per questo aggiustiamo queste cose alla sua presenza adesso. Amen. Chiudiamo i nostri occhi un attimo e aggiusta con me, aggiusta insieme il tuo cuore. La cosa bella è che noi possiamo aggiustare, quindi aggiusta insieme e di Signore, magari io sono quella persona che porta in chiesa solo le robe bucate, forse sono io. Signore, magari io sono quella persona che il tempo che do a un cliente io non do a te, la puntualità che do a un cliente io non do a te. Quanto mi sbudello
per avere i soldi, forse non mi sbudello per le tue cose. E io ti voglio chiedere perdono, voglio aggiustare le mie priorità. Perché tu non sei interessato nella cosa, tu sei interessato in come è il mio cuore adesso. Questa è una cosa bellissima. Perché Dio ci sta dicendo, figlio, figlia, io voglio solo insegnarti a gestire le mie ricchezze con un cuore giusto. Se invece fai tutto giusto, non è per te, alza la mano e dice, questa non è per me. Se per caso ha toccato il tuo cuore, di Dio aiutami a concepire e realizzare progetti, perché io voglio concepire e realizzare progetti. Fai così con le tue mani, proprio come se tu stessi per ricevere. Padre, io voglio pregare nel nome di Gesù per ogni persona che è qua. Dagli saggezza e intelligenza per concepire e realizzare i progetti in quello che stanno facendo. Dagli saggezza e intelligenza per coloro che vogliono incominciare un affare anche se non erano nel mondo dell'imprenditoria. Dagli saggezza e intelligenza per concepire e realizzare progetti non umani ma che vengano dal cielo per moltiplicare ricchezze nel tuo regno. Perché davvero possiamo avere canali televisivi, possiamo parlare di te, possiamo fare cose meravigliose, aiutare molto di più, creare scuole in nazioni che hanno bisogno, anche dentro l'Italia. Signore, io prego nel nome di Gesù, togli questa mentalità che noi abbiamo, che per forza i soldi sono del diavolo, perché non lo sono, le ricchezze sono tue e noi vogliamo nel nome di Gesù essere i figli che amministrano le tue ricchezze. Abbiamo lasciato nelle sue mani troppe cose. Apri i nostri occhi perché possiamo prendere queste cose dalle sue mani. Che possiamo prendere, togliere la politica dalle mani del diavolo. Togliere i media dalle mani del diavolo. Inizia a dire io voglio. Con la mia azienda che fa media, io voglio proclamare il regno di Dio. Con la mia azienda che fa cibo, io voglio proclamare il regno di Dio. Se sono un giornalista, io voglio portare messaggi con temi etici, principi. Signore, la nostra preghiera oggi è che tu ci usi per essere agenti trasformatori con un cuore giusto. Proteggi i cuori, metti il nostro cuore al punto giusto. Metti il nostro tempo, noi ti consacriamo il nostro tempo oggi, noi ti consacriamo la nostra integrità oggi. Noi non vogliamo solo onorarti con la bocca, ma onorarti con gli atti che facciamo. Non vogliamo solo predicare, Dio è al di sopra di tutto e noi ti mettiamo all'ultimo. Noi vogliamo dire Dio è al di sopra di tutto e tu sarai al di sopra nella nostra giornata. Noi vogliamo dire io onoro il mio Dio e il tempo che avrò con te è un tempo di qualità, meglio di quanto abbia con qualsiasi appuntamento nella mia azienda, nel mio lavoro o anche nei miei discepolati. Noi mettiamo ai tuoi piedi oggi, Signore, la nostra vita. Io prego nel nome di Gesù perché tu davvero moltiplichi la saggezza in mezzo a noi, in mezzo a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Se tu sei qua oggi, Dio sta parlando con noi. Moltiplica, Signore, i nostri soldi, ma soprattutto le nostre ricchezze. Aiutaci ad avere tutto al posto giusto e a cercarti al di sopra di tutto. E siamo certi che nulla ci mancherà, perché quando ti cerchiamo al di sopra di tutto, così sarà. Noi vogliamo rimettere i nostri cuori al posto giusto. Prendi un minuto di silenzio, sta a te lui, e rimetti il tuo cuore al punto giusto. Di Dio forse non mi sono accorta, ma sì, non ti sto onorando. Non sto facendo differenza tra te e gli altri, anzi, ti do la bestia cieca, avendo quella che vede. Non sto portando le offerte del mio tempo, della mia vita, della mia economia con un cuore giusto. Ma io oggi voglio aggiustare questa cosa alla tua presenza. E di' a Dio, mai più dovrai correggermi su questo.
Non dire forse migliorerò. Prendi una posizione ferma di mai più mi dovrai correggere su questo, perché io sono una persona seria. Dammi la grazia per andare oltre i miei limiti e metti nelle mie mani le ricchezze che vengono dal cielo e i soldi, che sono due cose diverse, perché io possa servirti e onorarti con i doni e i talenti che mi hai dato, che tutto quello dove io metta mano possa moltiplicarsi. Signore, dai la grazia della moltiplicazione nelle mani di queste persone. Moltiplica i loro doni, i loro talenti, se i loro cuori sono al punto giusto, perché tu sei Dio. E se anche fosse solo la loro azienda, falla volare, Signore. Anche se ci fosse crisi nel settore, fai volare i figli che ti onorano, perché tu hai detto che coloro che ti onorano saranno onorati. Cioè vuol dire che se tu onori Dio, se tu fai differenza, anche Lui farà differenza, e loro vedranno, tutti fanno il tuo stesso lavoro, ma tu sarai eccellente, perché la Bibbia dice: io onoro coloro che mi onorano, io onoro, io faccio differenza tra coloro che fanno differenza. Questa è la promessa, e noi la prendiamo oggi insieme e dichiariamo che saremo una chiesa con il cuore al punto giusto, santi e generosi, adoratori e generosi, per moltiplicare tutto quello che metti nelle nostre mani, doni, talenti e soldi, nel nome di Cristo Gesù, nel nome di Cristo Gesù. Alleluia. Che Dio porti tanta prosperità nella tua casa, nella mia casa, che noi possiamo aprire più chiese, più missioni, aiutare più gente. Noi vogliamo credere che la nostra chiesa sarà prospera e generosa con un popolo che ha il cuore al punto giusto. Amen. Dico me, saremo prosperi e generosi con un cuore al posto giusto. Nel nome di Gesù. Buona domenica, che Dio continua a benedirti. Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.